Qui noi tuttavia subiamo le conseguenze di una dottrina predicata recentemente da tutti i tetti, che lo Stato, cioè, è lo scopo supremo dell'umanità e che per un uomo non esiste alcun dovere superiore a quello di servire lo Stato, nel che io riconosco non una ricaduta nel paganesimo, bensì nell'idiozia. Può essere che un uomo, il quale vede nel servire lo Stato il suo dovere supremo, non conosca realmente nessun dovere superiore. Ma proprio per questo esistono, d'altra parte, altri uomini e altri doveri. E uno di questi doveri, che a me almeno sembra più alto che il servire lo Stato, esige che si distrugga l'idiozia in qualsiasi forma, dunque anche questa idiozia. Perciò io mi occupo qui di una specie di uomini la cui teleologia è rivolta un po' oltre il bene di uno Stato, dei filosofi e anche di costoro soltanto rispetto a un mondo che a sua volta è abbastanza indipendente dal bene dello Stato. La cultura. E molti beni che messi alla rinfusa formano la comunità umana. Alcuni sono d'oro, altri di similoro. Ma come il filosofo considera la cultura nel nostro tempo? Certo, molto diversamente da quei professori di filosofia soddisfatti del loro stato. Quando pensa alla fretta generale e alla crescente velocità di caduta, le scienze, coltivate senza nessuna misura e nel più cieco lasciar fare, frantumano e dissolvono quanto era fermamente creduto. I ceti civili e gli stati civili sono travolti da un'economia del denaro gigantesca e spregevole. Mai il mondo è stato più mondo, mai è stato più povero di amore e di bontà. I ceti colti non sono più fari o esili in mezzo a tutta questa inquietudine di secolarizzazione. Essi stessi diventano ogni giorno più inquieti, più privi di idee e di amore. Tutto serve alla prossima barbarie, comprese l'arte e la scienza moderne. L'uomo colto è degenerato nel più grande nemico della cultura, perché vuole dissimulare la malattia generale ed è di ostacolo ai medici. Questi poveri furfanti, svigoriti, si offendono se si parla della loro debolezza e se ci si oppone al loro nocivo spirito di menzogna. Anche troppo volentieri vorrebbero far credere di aver riportato la palma su tutti i secoli, e si muovono con artificiosa allegrezza. Ma se dovesse essere unilaterale, rilevare soltanto la debolezza delle linee e l'ottusità dei colori nel quadro della vita moderna, l'altro lato in ogni caso non è affatto più consolante, ma anzi tanto più inquietante. Certo, vi sono delle forze, forze enormi, ma selvagge, primordiali e assolutamente spietate. Con angosciosa aspettativa si guarda ad esse come alla pentola della cucina di una strega. Ad ogni momento possono cominciare le convulsioni ai lampi, ad annunciare spaventose apparizioni. Da un secolo siamo preparati a sommovimenti veramente fondamentali. E se da un po' di tempo a questa profondissima, moderna inclinazione a rovinare e ad esplodere si tenta di contrapporre la forza costitutiva del cosiddetto Stato nazionale, anche quest'ultimo, per lungo tempo, non farà altro che aumentare la generale insicurezza e il generale pericolo. Non ci induce in errore il fatto che i singoli si atteggino come se non sapessero niente di tutte queste inquietudini. La loro agitazione indica quanto ne sono coscienti. Questi pensano a sé con una furia ed una esclusività,
con cui mai degli uomini hanno pensato a sé. Essi edificano e piantano per il loro giorno, e la caccia alla felicità non sarà mai più grande di quando essa deve essere colta dall'oggi al domani, perché dopodomani forse non ci sarà mai più tempo di cacciare. Noi viviamo l'epoca degli atomi, del caos atomistico. Le considerazioni inattuali. Ma vi sono dei modi di vivere in cui le difficoltà sono enormemente accresciute. E tale è la vita dei pensatori. A questo proposito, quando se ne racconta qualcosa, bisogna ascoltare attentamente, poiché qui si può intendere qualcosa riguardo a delle possibilità della vita. Il semplice sentir parlare di ciò dà felicità e forza e getta una luce sulla vita di coloro che vivranno. A questo proposito, tutto risulta ricco di inventiva, saggio, audace, disperato e pieno di speranza, come lo sono forse i viaggi dei più grandi navigatori. Ed in realtà si tratta proprio di qualcosa di simile, cioè di periplo attorno alle regioni più remote e più pericolose della vita. Ciò che vi è di stupefacente in tali esistenze sta nel fatto che due impulsi nemici, che tendono verso direzioni diverse, sono qui costretti, per così dire, a procedere sotto un solo giogo. Chi vuole la conoscenza dovrà sempre nuovamente abbandonare la terra su cui vive l'uomo, avventurandosi nell'incertezza. E l'impulso che vuole la vita dovrà sempre nuovamente cercare a tastoni un luogo abbastanza sicuro per potersi fissare su di esso. Non mi sazierò dunque di porre di fronte alla mia anima una serie di pensatori, ciascuno dei quali porta in sé quella incomprensibilità e deve risvegliare quello stupore sul mondo in cui egli ha scoperto proprio la sua possibilità di vita. Si tratta dei pensatori che sono vissuti nell'epoca più forte e più feconda della Grecia, nel secolo che precede le guerre persiane e durante queste ultime. In effetti, questi pensatori hanno scoperto addirittura possibilità belle di vita, e mi sembra che i greci posteriori abbiano dimenticato il meglio di tutto ciò. E sino ad oggi, d'altronde, quale popolo potrebbe dire di aver riscoperto tali possibilità? Partendo dalla nostra situazione e dalle nostre esperienze, non si può individuare nettamente il compito che spetta al filosofo entro una vera civiltà, formata secondo uno stile unitario, e ciò perché noi non possediamo una siffatta civiltà. Solo una civiltà come quella greca, piuttosto, può risolvere la questione riguardo al compito del filosofo. Soltanto essa, come ho detto, può giustificare la filosofia in generale, poiché essa sola sa e può dimostrare perché e come il filosofo non sia un qualunque viandante casuale, sbandato ora in una direzione, ora in un'altra. Esiste una ferrea necessità che incatena il filosofo a una vera civiltà. Ma come potrà avvenire ciò quando non sussista questa civiltà? In tal caso, il filosofo è una cometa imprevedibile, che perciò incute paura, mentre nell'altro caso, cioè nel caso favorevole, egli risplende nel sistema solare della civiltà, come una stella di prima grandezza. I greci forniscono la giustificazione del filosofo, perché soltanto presso di loro egli non è una cometa. Dai frammenti postumi.